Benvenuti Mozzi del Vintage a questo nuovo video della Ciurma dell'Alcesti. Siamo qui con Cri e Manuto. Manca Zumbo, ma ce ne faremo una ragione per questa volta. L'evento che ci ha portati qui a fare questo video speciale, che non avevamo in mente di trattare, sì, non era in programma, non era per niente in programma, è purtroppo, come ben sapete, la dipartita del sensei Akira Toriyama, che ci ha lasciato qualche giorno fa. L'autore, ovviamente, soprattutto di Dragon Ball, che è un'opera che ci ha plasmato. Sì, Dottor Slump, Arale, che comunque è famoso e tutto, però per quanto riguarda noi, penso tutti e tre, sì, assolutamente. Dragon Ball è stato insomma quello più... Sì. Anche perché mi faceva cagare, Dottor Slump. No, hai guardato anche quello. Ma io anch'io, non l'ho seguito come Dragon Ball, ma ho guardato qualcosina, però Dragon Ball insomma è stato la nostra... insomma, la nostra infanzia, via. Sai cos'è che odiavo di Dottor Slump, Arale? Quando ho fatto quella puntata crossover con Goku, che c'è Arale che è più forte di Goku, ti giuro, non la sopportavo quel cazzo di androide, avrei voluto distruggerlo in mille pezzi. Povera Arale. E niente, quindi come diceva il buon Michael, oggi è una puntata dedicata al sensei Akira Toriyama e a quello che insomma ci ha, come si può dire, trasmesso con la sua opera, lasciato con la sua opera e rimarrà per sempre dentro di noi, nel nostro cuore, nei nostri ricordi di quando eravamo bambini, è almeno una cosa che porterò per sempre, che amerò per sempre. Sì, e quindi vorremmo raccontarvi anche un po' come ognuno di noi si è avvicinato a Dragon Ball e con Dragon Ball avvicinato, penso per tutti e tre, al mondo appunto anime, manga e eccetera. Sì, soprattutto anime all'epoca, perché sì, all'epoca manga più anime, perché siamo partiti da bambini proprio. Sì, arrivo a casa, pane e Dragon Ball. Assolutamente, quindi vorremmo appunto dire anche a voi, insomma, come ci siamo avvicinati a Dragon Ball e grazie a questo agli anime manga. E, non so, io per esempio, se volete parto io, vai. Mi ricordo che sono partito proprio dal primissimo Dragon Ball, quindi Goku bambino, ed ero veramente piccolo, non so se avevo tipo 5 anni, una cosa del genere, mi ricordo che ero proprio piccolino, e ero partito appunto con Dragon Ball, Goku bambino, così, e questa saga mi ha subito preso perché era divertente, però era bello perché c'erano anche le arti marziali, c'era questa cosa delle sette sfere del drago, era molto coinvolgente, mi piaceva. La cosa che mi ricordo è che poi, quando sono diventato un po' più grandino, avevo trovato questa cassetta in edicola, che era già lo Z, solo che io lo Z ancora non l'avevo visto in televisione, avevo visto solo il primo Dragon Ball, no? E quando l'ho visto ho detto, ma che cos'è? Perché c'era Goku, era grande, era cambiato comunque, perché poi nello Z era cambiata la cosa, certo. Non era più, la tematica sì, era le sette sfere del drago, combattimenti, però era cambiato un qualcosa, no? Quando ho comprato questa cassetta me lo ricordo che me la sono mangiata e continuavo a riguardarmela in tipo 3 puntate, una roba del genere. Quali puntate erano, dici? Proprio gli inizi, quando c'è Goku che vola con la nuvola insieme a Gohan, che poi arrivano i Saiyan. Arrivano i Saiyan, che arriva Radish. Mm-hmm. E quindi erano proprio le prime 3 puntate, quindi quando c'è Piccolo, eccetera, no? Che c'è Radish che arriva sull'isola, sì, ti ricordi? Sì. Che arriva alla Kame House, che arriva proprio lì su lì a prende Gohan, ma l'avrò viste, ho proprio questo ricordo che le ho viste stravista, quella cassetta lì, la prima cassetta l'ho vista a bombazza, e poi ovviamente poi mi ricordo poi in televisione, poi ho iniziato proprio poi a seguirlo benissimo ed è diventato praticamente la mia vita, si può dire, perché lo seguivo come penso le nonne quando vanno a messa tutte le domeniche e fanno le preghiere col rosario. Per me era la stessa cosa con Dragon Ball, no? Adesso abbiamo fatto un paragone divertente, no? Sì, capito bene. È diventato proprio davvero una cosa di vita. Penso come tantissimi altri, perché tutti amano Dragon Ball, tutti amano Akira Toriyama, perché è una storia che è favolosa, è bellissima, ed è una storia che comunque ci ha accompagnato, penso, da piccoli piccoli. Io adesso un'età precisa non ve la so dire di quando ho visto il primo Dragon, ma mi ricordo che ero veramente, veramente piccolo. Lo Z ero un po' più grandino, che vi dico, di questa cassetta, eccetera. E quindi è un ricordo veramente speciale, ma fin dal principio di Dragon Ball. Mi ricordo poi l'arrivo del GT,
e ho sempre amato anche il GT, io comunque, perché pur non essendo canon comunque ha delle storie veramente, veramente belle. Io penso che comunque non sia importante per forza sempre il canon, no? Se una cosa è fatta bene è bella. Come vi dico sempre, che le trasformazioni del Super Saiyan quarto livello sono forse tra le più belle che ci sono. Lo scimmione dorato e quando arrivano i due Vegeta e Goku tra quarto livello. Tanta roba. La saga dei draghi è qualcosa di veramente bellissimo. Certo che ogni saga ha una. Ogni saga, comunque partendo dal Dragon Ball, dallo Z al GT, ha un ricordo in età diverse. Sì, certo. E quindi ha un ricordo. Ogni ricordo è diverso. Mi ricordo per esempio anche lo Z, addirittura ho un ricordo che lo guardavo tanto con mia mamma. Che mia mamma relativamente, cioè non gliene fregava relativamente, no? Sì. Però. Lo guardava perché io ero piccolino e lo guardavo insieme, quindi le prime puntate mi ricordo che le guardavo con mia mamma, quindi ogni saga ha un ricordo speciale. Quindi il primo Dragon mi ricordo che lo guardavo tanto da solo, anche in cameretta mi metto lì, mi guardavo il mio Dragon, le arti marziali, il torneo Tenkaichi, bellissimo, veramente. Lo Z è sempre stato uno dei miei preferiti, nonostante sia passato prima dal Dragon Ball. Lo Z, non so, ha quel qualcosa che secondo me tanti dicono il primo Dragon Ball, è vero, perché il primo Dragon Ball è proprio bello, però, molto scansonato, però esatto, molto più scansonato cosa. Sullo Z si arriva anche più su determinati anche argomenti, poi arriva uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, ma non in assoluto di Dragon Ball, in assoluto di tutti gli anime manga, perché per me Vegeta è veramente davvero un personaggio che io amo, tu lo sai benissimo perché siamo amici da una vita, da te anche. Vegeta lo sapete che lo porto veramente nel cuore, ce l'ho anche tatuato, adesso non lo faccio vedere perché mi devo sfogliare, però è... Sì, nudo! Per me Vegeta è il personaggio perfetto, quello che rappresenta per me come personaggio perfetto. Anche quello che fa la crescita migliore. Ed è appunto il personaggio, forse anche per quello sono, vi dico, preferisco lo Z, o sono più affezionato, non è che preferisco, sono più affezionato allo Z. Forse per quello, perché c'è proprio il mio personaggio preferito, la crescita che fa questo personaggio. C'è anche da dire che ha creato proprio un genere, Dragon Ball. Cioè, se tu vai a immaginarti un personaggio che fa un po' il villain, anche nelle saghe più avanti, lo paragoni a Vegeta, perché è Vegeta che è il primo. Il Dragon Ball ha dato proprio l'inizio a tutto. Il primo personaggio, diciamo, che arriva come cattivo, ma poi diventa buono, aiuta il protagonista, sì. È partito un po', ma ha dato come anche dice Manu, da lì. L'inizio alle trasformazioni. Dragon Ball è stato il primo a fare un power-up proprio dei personaggi, sì. Col Super Saiyan. Sì, ha proprio fatto scuola. Ha creato bello, proprio un secondo me come, è bello come il Sensei è riuscito a modificare anche a far crescere la storia, no? A fare Goku che bambino, affronta le arti marziali, c'è più la cosa, ancora di più la cosa delle sfere del drago, forse inizialmente proprio la ricerca più faticosa delle sfere del drago, perché all'inizio minchia per trovarle era proprio un'avventura, era faticoso trovarle, poi dopo è bella l'evoluzione che fanno, nello Z inizia a scoprire altre cose, inizia a scoprire Goku il suo essere Saiyan. Vegeta pian piano con l'andare avanti scopre invece la sua parte, diciamo, che non c'è, perché lui non è umano, perché poi mi dicono no, Vegeta non è umano, non è che perché è umano, però diventa più umano, umanità, diciamo, i sentimenti che prova un umano inizia a provarli pure lui, ed è questa la cosa che amo di Vegeta, la cosa che lui mantiene sempre il suo orgoglio Saiyan, scopre appunto i sentimenti umani con sua moglie Bulma, con suo figlio Trunks. Una delle mie scene preferite in assoluto appunto è questa, di questa figura qua, veramente dove Vegeta diventa veramente al 100% quello che, come si può dire, riconosce quelle che sono le sue priorità, esatto, cioè, capisce che non è più importante battere Goku a quel punto. Dice Goku, anzi ammette addirittura che Goku è il più forte, ma per lui non frega un cazzo, per lui l'importante è la sua famiglia, è Bulma, Trunks, e questa è un'evoluzione che io veramente amo di Vegeta, e lì diventa Vegeta per me perfetto. E
tant'è che appunto il tatuaggio che ho è proprio Majin Vegeta, ma non perché per la M o per cosa, proprio perché a quel punto diventa il Vegeta che amo, cioè lo amo, l'ho sempre amato fin dall'inizio, ma lì diventa veramente bellissimo, un personaggio veramente bellissimo. Tocca il suo apice più alto. Sì, per i miei gusti, per quanto mi riguarda, veramente diventa. È veramente emozionante anche come il sensei davvero riesce a fare quella parte. La parte di Vegeta che si sacrifica finalmente per un qualcosa che è davvero importante, la famiglia. Ed è veramente bello come è riuscito a trasmetterlo, secondo me, il sensei in quel momento, no? È veramente bello. Quindi per me le parti. Che diciamo il personaggio che porto più nel cuore, appunto, lui è il mio personaggio preferito, come vi ho detto, in assoluto dei manga yan, non solo di Dragon. Adesso lascio un po' di spazio a voi e poi magari parliamo delle nostre saghe, come le preferite, detto tu. Ah, villain, cose del genere, ci so. Villain, un po' se volessimo parlare staremmo qui a fare un video, penso di un giorno, perché veramente con Dragon potremmo dire veramente tantissimo. Film, però, vai a toccare i film, cose del genere. Non vorrei puntualizzare quando prima accennavi all'inizio dello Z, no? Quindi quando arriva Radic, ti fatto sulla Terra, che mi è rimasta impressa fin dal momento in cui l'ho letta quella parte lì sul manga, c'è il frontespizio con scritto Dragon Ball Z, e di colpo sembra quasi che la storia prenda un'altra piega, completamente diversa, no? Cioè diventa quasi drammatica. Sì, perché arriva Radic, si scopre che Goku non è un terrestre, prende in ostaggio Gohan, il figlioletto di Goku, che in quel momento ha avuto famiglia, quindi già anche questa cosa qui ti lascia basito, cazzo, tu hai visto Goku che era un bambino, marmocchio, che pensava solo a combattere, no? Siamo proprio cresciuti insieme a Goku. A Goku, a Bulma, ai primi personaggi che comunque portiamo sempre nel cuore, perché poi dopo nello Z uno va a dire però Yamcha poi non è più Sensing, sì, però comunque sono personaggi che sono cazzo, ovviamente fondamentali, sì, nella storia di Dragon Ball, attenzione, perché è ovvio che poi dopo in confronto a Saiyan, alieni e cose, è ovvio che, cioè, Toriyama è stato da quel punto di vista incredibile, perché ha preso un'opera che all'inizio era anche un gag manga umoristico, c'era anche tanta comicità, e di colpo l'ha fatto diventare quasi drammatico in alcuni frangenti. Ha recuperato quella comicità in maniera sublime, secondo me, nella saga finale dello Z con Majin Buu, non snaturandolo troppo, che questo poi è l'errore che secondo me hanno fatto poi con Dragon Ball Super, cioè se poi è andato a snaturare troppo quel concetto lì legato all'umorismo dell'opera. E infatti prendo la parola in questo momento per dire un po' come mi sono avvicinato io a Dragon Ball. Ovviamente mi ricordo la serie TV che guardavo su Italia 1, e mi ricordo anche che di aver visto durante un episodio uno speciale, una pubblicità che indicava che in edicola stava per uscire il primo numero del manga, no? Ovviamente era l'ennesima ristampa. Quindi poi andai in edicola come un pischello stupido e scoprì tutta questa scaffale pieno di manga, effettivamente era fornito bene, però io avevo occhi solo per Dragon, il primo numero dell'edizione nera di Dragon Ball. Presi, lo consumai, ovviamente ero un boccia di merda, quindi lo tengo, sono quelli che sono, non è che puoi andare avanti, no? L'ho ripreso proprio avanti, dal numero 17 in avanti, cioè praticamente la fine dello scontro contro Piccolo, il torneo Tenkaichi, e l'inizio dello Z. E portai avanti poi la serie fino alla fine. E tra le emozioni che provai, poi successivamente sicuramente c'è anche il rammarico e il dispiacere quando con l'ultimo numero avevo questo vuoto che non riuscivo a colmare con le altre opere. Era il periodo in cui, ti ricordi, andava a manetta Naruto, no? E tanti dicevano: guarda che Naruto è bello, però avevo appena finito Dragon Ball, non riuscivo, cioè vedevo tutto come una specie di copia fatta male di Dragon Ball, no? Fase che poi per fortuna ho superato. Quindi anche per me Dragon Ball è stato l'anime e poi il manga che mi ha iniziato questo mondo, nonostante già i tempi guardassimo un po' di tempo. Sì, io per quanto riguarda il manga avevo anch'io qualche volume della serie nera che avevo preso, però non come te che avevi poi seguito bene, avevo qualche numero da bambino così, sì, della serie nera. Poi l'ho recuperato poi da più grande, lo sono recuperato, non la serie nera, però l'ho recuperato. E quindi ovviamente cercavo ogni cosa che usciva, non è Dragon, cercavo di guardare.
sì, le cazzatine, le merendine, tutto quanto, le VHS. Ecco, io quelle le avevo collezionate, che avevo detto, avevo preso la prima che avevo mangiato e rimangiato, no? Sì. Poi dopo avevano fatto, le avevano riproposte in edicola e allora le avevo prese, ce le avevo tutte fino, se ti ricordi, alla saga di Freezer. Arrivavo proprio alla fine della saga di Freezer, sì, con le cassette. Ma avevi anche un sacco di film, quindi sì, avevo giusti, sì, giusto due o tre, tra cui il secondo film di Broly, che in quei tempi di anni poi è il mio personaggio preferito. Io poi, non so se voi ce l'avevate, un ricordo, adesso mi è fatto venire in mente il ricordo, la maglietta con su Goku, col suo bastone, già da grande, col suo bastone, col mio nome sotto, con Christian, no, una magliettazza. È vero che quelle magliette che ti stampavano, sì, che ti stampavano la maglia con su Dragon Ball. Poi come dici te, mi ricordo merendine, c'era di tutto. Ti ricordi la mia maglietta? Quella di Dragon Ball, bella. Che figata, c'era Goku con su un spalla Gohan che volava vicino alla torre di Pisa, perché era una maglietta che avevano preso a Pisa, erano andati a fare una visita a miei zii, una maglietta era stupenda, bellissima, non sono mai riuscito a indossarla, porca puttana, perché ora mi era stretta o mi era larga, non sono mai riuscito a metterla quella maglietta. Ma io mi ricordo quella maglietta lì, quella lì sì, e mi ricordo tanti giocattoli, avevo tutti, non action figure, ma avevo proprio gli omini anche, sai che ci giocavi così. Io mi ricordo adesso con la cosa del merch mi hai dato un sacco di ricordi. Mi ricordo, non mi ricordo più in che supermercato ero. Arrivo e vedo praticamente sti omini di Dragon. Mi ricordo Vegeta, mio idolo già, no? Cazzo, lo vedo lì. Vegeta Super Saiyan, mi ricordo, potevi staccargli anche l'armatura, il pezzo di armatura che poi non. Cioè. Sì. Aveva senso fino a un certo punto, cazzo, però. Sì, però, non aveva senso, però. No, però cazzo, Vegeta Super Saiyan, io mi ricordo, non so quanto gli avrò rotto il cazzo i miei genitori, penso, per quell'omino di Vegeta. Ma il ricordo più bello è che poi ero andato dai miei nonni in montagna, no? E c'era questo ragazzo che veniva solo ogni tanto, no? Era un ragazzo che veniva da Milano, tipo, veniva solo ogni tanto. E lui ne aveva un sacco, io cazzo era il mio primo personaggio di Dragon Ball che avevo preso, mi ero preso il mio Vegeta, ero contentino, appena preso, era arrivato su. E lui mi fa, cazzo Vegeta, qui dai, io ti do Gohan, ti do qui, ti do là, cazzo, in mezzo a tutti questi giocattoli di Dragon Ball, ti sentivi un po', dico, cazzo me lo faccio, non lo faccio, dici cazzo però Vegeta, no? Però lì in quel momento, ve lo giuro, alla fine gli ho detto no, Vegeta no, non ce la faccio. E alla fine mi sono tenuto il mio Vegeta, non l'ho scambiato. E l'altro continuava a rompermi i coglioni. No? Non te l'hai inculato? No, no. Di solito funziona così, se poi non glielo scambi. Me lo sono tenuto ben stretto. E infatti, Vegeta... io conoscevo uno, che veniva anche lui da Milano, con le carte Pokémon, me le ha inculate e bastardo. Quindi lo so, pezzo di merda che me le ha inculate. Mi ricordo di te, attenzione, perché mi ricordo. Anche tu me le avevi inculate, bastardo. Da più grandi, quando sono uscite le Lamin Cards. Ma volete parlarne della Amicard dei Dragon Ball? Sì, eravamo alle medie, mi pare. Quando sono uscite le Amicard, anche lì ci siamo messi a provare, pure anche lì, e giocavamo proprio, ti ricordi? Perdonatemi, ne ho sculato qualcuno. Parte del gioco. Quindi ricordi ce n'è veramente, potremmo stare qui veramente, io penso... Adesso, tra l'altro, parlando tra di noi, poi ti escono i ricordi. È anche bello, comunque... commemorare il sensei in questo modo qua, no? Cioè, capisci veramente quanto ci ha dato veramente la sua opera, veramente. Perché adesso che sono qui che parlo con voi, mi rendo conto proprio dei ricordi che mi escono parlando con voi o cosa, e ti rendi proprio conto davvero di quanto ti è rimasto nell'anima, nel cuore, veramente. Quante amicizie ha fatto scoccare, tantissime, la passione condivisa per Dragon, e lo vediamo anche, insomma, dalle reazioni che ci sono state un po' da ogni dove alla morte di Toriyama, anche dal mondo del calcio, dello sport, del cinema, tutti quanti hanno reso omaggio a quest'opera, quindi ti fa capire la portata che ha avuto, cioè è andata oltre il semplice media come manga, come anime, ma è qualcosa di veramente che ha influito sulla cultura popolare, cioè in Occidente di sicuro il mangaka è l'opera più conosciuta e più apprezzata da tutti, in Giappone forse viene secondo solo a quelli di Tezuka per l'importanza della figura, sì, sì, qui da noi Toriyama è una divinità, l'unico che è in grado di insidiarlo da questo punto di vista e che un po' lo ricorda è Oda, One Piece, questo umorismo, questa comicità portata all'interno dell'opera, e anche il fatto che Oda condivida con Toriyama la voglia di
rimanere, di mantenere la sua privacy nonostante l'enorme fama, no? Perché poi Toriyama è stato così, una persona semplice che si scazzava a lavorare e quasi per caso ha fatto un'opera fantastica e immortale, con una leggerezza ma allo stesso tempo una profondità che è difficile trovare in qualsiasi altra opera di questo tipo. È stato molto toccante con quelle lettere scritte sia dall'autore Oda, sì, che belle, ho voluto veramente belle, sì. Toriyama, è stato davvero... E te, Manuto, come sei venuto? Io, la mia è più divertente ancora, perché io ho guardato qualche episodio quando ero piccolo del primo Dragon Ball, proprio a casissimo. Sì, poi quando andavo a scuola, alle elementari, arrivavo a casa da scuola, mi ero preso benissimo durante le vacanze estive a guardarlo, lo guardavo tantissimo, poi ho cominciato ad andare a scuola, e quando tornavo a casa, perdevo, c'erano due episodi, uno dietro l'altro, e io perdevo sempre il primo. Sempre nell'analisi del primo, no, Dragon Ball Z. Io perdevo sempre il primo episodio, guardavo sempre il secondo, alla fine non ci capivo mai niente. E alla fine c'è stato un periodo che non lo volevo più guardare, perché tanto non capivo più niente. E sono riuscito a recuperarlo poi più avanti. Ho cambiato orario e allora riuscivo a riguardarmi due episodi. Ho ricominciato dalla saga di Cell a guardarlo proprio bene. Quindi ho perso tutta la prima parte, tutta la saga di Freezer, tutta la saga degli androidi, e ho guardato da serie. Quindi per te la saga di Cell potrebbe essere, cioè, una parte bella e importante per quanto ti riguarda. Sì, ricordi, sì. Che sei, diciamo, partito più da lì. Il mio preferito è proprio Gohan, ragazzo. Quando diventa Scorsian di secondo livello è proprio quello il punto più... Sì, bello il momento anche di Goku che lascia il passaggio a Gohan. E avendo visto bene il primo Dragon Ball, dopo, la più grande, ho capito proprio le differenze. Cioè, il primo Dragon Ball si vede che è più mitologico, c'è Baba, ci sono molti personaggi mitologici, leggende del ventaglio con cui spegnava la montagna. Sì, la classica leggenda proprio anche di Goku, del bastone allungabile, della nuvola. Era tutto molto più sulle leggende. Z si vede che vuole ampliarlo proprio nei pianeti, fa vedere proprio altri pianeti. Che nel primo non esiste. Cioè, si sapeva che c'erano alieni, ma non si parlava mai di Superman, ad esempio. Esatto. Del piccolino, del pianeta. Sì, è vero, il primo era tanto basato su quelle cose. Anche il bastone allungabile, la nuvola d'oro. Poi io mi ricordo sempre anche... Ti ricordi quanto cazzo ci metteva Goku a salire il tempio? Mamma mia! Perché fare il serpentone, cazzo! Il serpentone dopo anche! Però io mi ricordo anche sul tempio, ti ricordi? Per andare su al tempio. Ma poi dopo nello Z, volando... Come niente. Nulla spinto, non sembra più un cazzo, poverino. Ma poi uno dei momenti forse più toccanti che mi ricordo è quando usa il decimo Kaioken contro Vegeta appena arriva sulla Terra, che vedi proprio la sofferenza di Goku che suda dappertutto, che arriva lì, come cacchio si chiama, quelli con la spada, Yorubai, che lo tocca appena così e Goku urla di dolore, in modo soffre proprio dei momenti. Sì, bello anche il momento del cannone Galic contro la Kamehameha. Quindi sì, bellissimo. Primo scontro iconico tra... Primo scontro devastante, bellissimo. Che è uno scontro che non viene mai nominato, ma è davvero... Tanta roba. Devastante. Bello. Bello anche Goku che lascia andare via il suo rivale. Lo lascia andare via con la navicella. Quindi dice che vorrà combattere di nuovo contro di voi. Sì, perché Goku, la cosa bella di Goku come personaggio... E che è vero, come abbiamo detto prima, cresce nel corso del tempo, pensa anche lui alla famiglia e tutto quanto, però lui ha sempre in mente il combattimento, ma soprattutto vuole sempre combattere realmente contro i suoi avversari, cerca sempre fino alla fine di far sì che l'avversario sopravviva, perché vuole affrontarlo di nuovo. Se ci pensate, ha fatto così con tantissimi personaggi, anche con gente che non gli avremmo dato mezzo euro, no? Per la possibilità che sarebbe diventato bravo, con Piccolo, con Vegeta. Ed è una cosa, c'è una sua caratteristica di Goku che è bellissimo, come dicevate poi prima, ed è anche una critica che è mossa da alcuni verso Dragon Ball, cioè il fatto che sia molto, abbia una struttura molto infantile, no? Da questo punto di vista, però è il viaggio dell'eroe perfetto, quello di Goku e di Dragon Ball. Parte appunto con l'ispirazione del viaggio in Occidente, con la scimmietta Goku, dal folklore cinese e giapponese, e si espande tantissimo. È chiaro che non c'è una profondità come in tante altre opere, magari anche shonen, dello stesso target,
però è un qualcosa che è l'archetipo ideale del viaggio dell'eroe, per questo che secondo me tanti si ritrovano e hanno come idolo la figura stessa di Goku. E poi è fantastico il fatto che lui non abbia remore a rischiare tutte le volte la sua vita per sconfiggere il nemico, ma che non odi mai il nemico. Lui non arriva mai a odiarlo il nemico, vuole soltanto batterlo, sconfiggerlo, terminare quel pericolo lì e poi andare oltre, no? È una persona pura, è proprio un puro di cuore. Puro di cuore, quasi una specie di Buddha, no? Che va avanti sempre col sorriso, combatte. E è fantastico, ad esempio, la fine, quando sta per far fuori Kid Buu e gli dice che spera di trovarlo, che si reincarni in una persona buona per poterci combattere ancora, e poi decide di prendere Ub e sparire e andare ad allenarlo. Cioè, sì, è stupendo, è il viaggio perfetto. Poi io finisco dicendo che ho guardato anche un po' di Super, sono arrivato fino al torneo del potere, ma non rende più giustizia tutte le nuove trasformazioni, tutte le nuove, il Black Goku. Io sul Super non ho guardato volentieri come ho guardato prima gli altri Dragon Ball, cioè secondo me si è perso troppi power up. Avrebbe dovuto fare, come ne parliamo a volte, magari fare i nipoti di Goku, magari 100 anni dopo Goku non c'è più, è morto, magari lo vedi che è nell'aldilà, cose del genere, ma fare che ci sono nuovi personaggi, perché il troppo stroppia, come sempre. Io sul Super non posso esprimere più di tanto, perché non l'ho seguito, dico la verità. Cioè, ho visto come i personaggi che si vedono, insomma, su Instagram, su Facebook, su Black Goku, eccetera, però non ho mai seguito, ho visto qualche film che abbiamo visto insieme. Sì, tutti. E il film di Broly, quello nuovo, non mi è dispiaciuto, in verità. Non è, per quanto mi riguarda, paragonabile ai vecchi film di Broly. No. I vecchi film di Broly era un'altra cosa, ma anche i vecchi film di Dragon Ball in generale avevano quella cosa più, non so come dire, anche più, non dark, non so come dire, però ti trasmettevano un po' di inquietudine. Sì, erano diversi, secondo me, erano fatti diversi, anche solo la storia di Bardock, eccetera, era comunque, se tu pensi, quando lo guardavi da bambino, era bello strong come tematica, come cosa, no? Adesso invece i film, almeno quelli che ho visto, quei pochi che ho visto, non hanno più questa cosa, no. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Ma come anche la serie stessa, perché anche quando arrivavi a Freezer, comunque c'era quel Freezer, quando eri bambino ti metteva quasi quella, non dico paura, perché non è che ti metteva proprio paura, no, ma ti metteva quell'inquietudine, no? Era quel personaggio cattivo, proprio crudele, no? L'ultima trasformazione poi lasciava un'inquietudine. Comunque da bambino, capito, ti faceva quel senso che dovrebbe darti quel personaggio, perché è quel personaggio, capito, così malvagio, è proprio cattivo. E non si fa problemi a distruggere un pianeta intero. Cattivo perché è cattivo, perché la sua natura era quella. Ma infatti, la natura di Frieza. Secondo me il villain più riuscito è proprio lui. Cioè, ma è sicuramente, come villain, è uno di quelli che preferisco. È più iconico, secondo me. Serie. Per quanto mi riguarda, sì, anche. Lasciamo stare Gold Freezer. Vabbè, lasciando stare il... Vabbè, quelle cose lì... Però Freezer, secondo me, sì, è il villain fatto meglio, quello più... che ti rimane di più anche, sì, secondo me. E come giocattolo mi è venuto in mente che i miei mi avevano regalato sto ring come se fosse di Beyblade, giallo, e c'erano i personaggi che erano il busto e sotto erano rotondi, e avevano la corda come i Beyblade e li lanciavi dentro il campo, che facevano combattevano. Il campo è durato due volte, poi si è sfondato, però su quei ricordi. No, sono d'accordo con la vostra idea sul Super. Secondo me hanno fatto il passo più lungo della gamba, hanno voluto portare un po' quella leggerezza tipica della prima serie di Dragon Ball, che secondo me è andata però fuori tempo massimo. Mi esprimo su quello che ho visto, perché ti ripeto che non voglio dire cose che, per non avendolo seguito bene, mi esprimo su quello che ho visto. Poi, ragazzi, vi ricordate, cioè, l'ora sacra, sera alle 13.45, si usciva da scuola, si parla già lì, era alle medie, sì. Uscivi, andavi a casa a mangiare, e l'orario era quello, riuscivi alle 1:30, arrivavi a casa e riuscivi a beccare Dragon Ball e te lo guardavi. Io infatti uscivo alle 2 e perdevo la prima volta. Sì, uscendo con l'orario. Come alle elementari, guardavi solo l'inizio e perdevi tutto il resto. Sì.
Infatti avevo le cassette che poi me le guardavo. Altro che Netflix, ragazzi, altro che Amazon Prime, queste cazzate qui. Chissà, quelle cassette, poi fino alla saga di Freezer, la voglio, quanto l'ho vista. Le consumate, le hai bruciate tutte. Sì. Ti perdevi un cazzo di episodi, era la morte, però. Una volta... Madonna, che odio. Forse adesso le nuove generazioni non possono comprenderla, questa cosa qua, effettivamente. Quando dovevamo aspettare, magari... Lì, vabbè, era uno al giorno... Però poi magari, per quanto mi ricordo anche per esempio Naruto, quando eravamo un po' più grandini, a volte magari finiva la saga e dovevi aspettare che magari facessero il doppiaggio, una cosa o un'altra, e quindi aspettavi, o anche One Piece, per dirti. E rincominciamo dall'inizio. No, basta, è la 36esima volta che rincomincia. La cosa vigliacca che facevano è che andavano di pari passo con l'anno scolastico. Quindi iniziavano quando iniziavi scuola. Quando la finivi che dicevi, oh cazzo, 3 mesi, adesso mi sparo 200.000 puntate. Ne interrompevano. Se vi ricordate in estate? Sì, è vero. Facevano altri cartoni di merda, ma brutti come il culo, in 3D, cioè delle merde che neanche non so. Però vi stavo dicendo, se vi ricordate, per le serie TV forse era anche peggio, perché aspettavi magari una settimana intera per vedere poi l'episodio nuovo, se quindi a voi. E adesso si lamentano. Adesso invece c'è tutto. Si lamentano che guardano la serie TV tutta ad un fiato, perché cazzo è già uscita, è già finita. Sì, adesso è. Una volta per guardare 8 episodi ci voleva una settimana di episodio, ci volevano 2 mesi per guardare 8 episodi. Ma visto che io ho parlato, adesso visto che ho parlato del mio personaggio preferito di Dragon Ball. E io ho detto il mio. Tu hai detto il tuo. Michael, ma anche te. Anche tu. È dura. Perché il mio personaggio preferito, lo sai benissimo, era Broly. Nonostante, perché la prima VHS era proprio il secondo film di Broly, quando arriva sulla Terra. E dice un personaggio mosso soltanto dalla rabbia, da questa voglia devastante, un po' come io da bambino, insomma. ero attratto dai cattivi, a me piacevano soltanto i cattivi, quindi quando vedevo queste persone aggressive e devastanti come Broly, anche se non ragionavano, mi facevano impazzire, no? Poi andando avanti col tempo mi è piaciuto come l'hanno trasformato nel super, che gli hanno dato un senso anche a Broly, pur apprezzando anche il Broly vecchia versione. Però mi sono affezionato molto a Piccolo, alla figura di Piccolo, perché è vero, il Saiyan è figo, è bellissimo, mi piace anche tanto Gohan e tutto quanto, però Piccolo, per come è strutturato, per come nasce dalla malvagità pura del padre, del Satan, come riesce a diventare un buono, come si sacrifica in un altro momento apicale dell'uomo per salvare Gohan. L'affetto sincero che prova per lui e come evolve anche all'interno di tutta la serie, lo metto, ecco, secondo soltanto Vegeta. Sì, effettivamente è un altro personaggio Piccolo che è evoluto veramente tanto nella storia di Dragon Ball, come dici tu. E come hai detto, Gohan diventa praticamente come un figlio per lui. Esatto. È veramente bella l'evoluzione effettivamente che fa anche Piccolo. È un personaggio che mi piace parecchio, sì. Un altro momento di Piccolo, che quando si unisce al Supremo, che proprio non vuole unirsi al Supremo perché non la vuole quella parte proprio buona, e invece pur di salvare comunque la Terra si sacrifica e si unisce al Supremo. Cosa bellissima del GT, perché il GT ha dei punti irraggiungibili. Prima parlavamo del Super Saiyan di quarto livello, che è molto più bello e iconico di un Super Saiyan di terzo, che è un personaggio canonico, perché ritroviamo nello Z ad esempio. È bellissima l'idea di far tornare la furia dello scimmione e farla, tra virgolette, rinsavire in un personaggio controllato. E poi è bello anche la fine che fa Piccolo, cioè si sacrifica e piuttosto rimane sulla Terra, che poi viene distrutta, se vi ricordate, sì, non tornerà più in vita, proprio per suggellare questo amore che ha per il pianeta, tanto da dire posso salvarmi, ma decido lo stesso di perire con esso. Dei punti veramente. Ma infatti GT secondo me è da apprezzare tanto per tante cose, per magari può non piacerti tutto, perché magari c'è la saga più così, diciamo, sì. Però alcune saghe sono veramente belle e profonde anche nel GT. E tornando sulla trasformazione, sono d'accordo, come ne parlavamo già a volte, è proprio bello quello, il riprendere l'idea dello scimmione che è senza controllo e farlo tornare al quarto nel quarto livello, ma controllato, no? Che riprende anche il pelo nel corpo,
E questo, cioè, è un'idea che ha, secondo me, anche più senso rispetto magari al Super, le altre trasformazioni, capito? Aveva un senso, secondo me, migliore. Sì. E poi a livello di aspetto, per quanto vi ho detto prima, a livello di aspetto è qualcosa di meraviglioso, il quarto livello, ragazzi, è veramente meraviglioso. A parte che il character design che ha caratterizzato appunto tutti i personaggi di Dragon Ball è qualcosa di incredibile, cioè ogni cazzo di personaggio, anche quello che dura poco, anche quegli sfigatini che partecipano al torneo Tenkaichi, finiscono fuori in 20 secondi. Popovic! Oh, rimangono tutti impressi, nella loro semplicità, rimangono impressi. Così come rimangono impressi i combattimenti che hanno dato veramente là a tutta la questione relativa alle aure, il chi che percepiamo, l'energia interna, tutto poi che ritorna nella corrente di pensiero spirituale anche che c'è in Cina e in Giappone, i combattimenti, i muscoli che si flettono, delineati così bene, così anche volutamente esagerati, è qualcosa che ha fatto scuola, di cui tutti hanno tinto a piene mani. Sì, sì, assolutamente. Non si può non amare un'opera del genere. Per quanto riguarda le saghe, invece, qual è la saga che ti ha colpito maggiormente? Saga preferita? Che vi ha colpito non magari solo d'affetto, ma proprio, non so, trovate sia la saga più bella per un determinato motivo. Io, come detto prima, forse proprio la saga dei Saiyan, perché fa proprio vedere la fragilità comunque dei personaggi, di Goku, Yamcha che si sacrifica, Piccolo che si sacrifica... perché sembrano tutti fortissimi, sembrano tutti inarrivabili, inraggiungibili, in realtà anche Goku che muore contro Radish, l'arrivo di Goku, non mi ricordo se muore Krillin, ma muore quasi sempre, quindi. Penso sia proprio la saga di Saiyan. Poi sono tutte belle, cioè sì, ogni saga ti lascia un qualcosa, è ovvio, non puoi dire che una saga è brutta, non esiste una saga brutta di Dragon Ball. Proprio per l'evoluzione che fanno i personaggi, per tante cose, è vero. Non puoi, però sicuramente magari c'è quella saga che ti... La mia è proprio quella dell'arrivo di Saiyan, di Vegeta, Shouter, Nappa e Radish, direi quello. Sì, per quanto mi riguarda, io invece mi è sempre piaciuta e amo tantissimo la saga di Freezer. Probabilmente per il fattore del villain, che comunque è quello che preferisco, e mi è sempre piaciuta sta cosa, cioè mi piace lui come personaggio, questo personaggio così oscuro, cattivo, come villain è perfetto, quindi la saga mi è sempre piaciuta anche per quello, lo scontro con Goku e probabilmente anche la trasformazione di Goku in Super Saiyan, non so, mi è sempre piaciuta, mi ha sempre messo i brividi, no? Questa rabbia che usciva di Goku lo trasformava in Super Saiyan, mi è sempre stata una delle mie parti preferite, ma mi piace proprio tutta la saga, mi piace perché è la prima volta che Vegeta collabora anche con gli altri, no? Sì. Per, in qualche modo, perché poi non è che in quel frangente lì non è che lo fa come più avanti, no? È costretto. Diciamo, è costretto dagli eventi. Però è la prima volta che lo vedi, tra virgolette, non come buono, ma che collabora, eccetera, no? E quindi, mi è sempre piaciuta e la porto nel cuore. Bellissima la scena di Vegeta. Come ti chiede proprio di battere. Esatto, che volevo dirtelo, volevo dirvi. Era appunto anche quella parte lì che l'ho ricondivisa ultimamente su Instagram, non so se l'avete visto. Perché è veramente da brividi quel pezzo lì dove Vegeta piange e chiede a Goku di vendicare i Saiyan, di vendicare il pianeta Vegeta. Veramente, veramente da brividi. E quindi per me è la saga di Freezer. Nonostante, come vi ho detto, la mia parte preferita di Vegeta è nella saga di Majin Buu, quando diventa Majin Vegeta e si sacrifica per la sua famiglia. Quindi dico la saga di Freezer, ma ovviamente la porto nel cuore quella parte lì, quindi che fa parte della saga mia preferita, perché quella di Majin Buu, come accennato prima, è il punto di incontro ideale tra la spensieratezza della prima serie, della prima parte di Dragon Ball, e la concretezza dello Z. Qui si torna un po' alla conoscita pura, alle gag, anche nei momenti più drammatici, stupendi, stupendo il duello tra Gotenks e... Che stupidi coglioni, veramente. Super Kamikaze attacchi, tutti gli attacchi, super farlocchi.
quando fa credere a Piccolo che non c'è più niente da fare perché vuole fare la parte dell'eroe, l'altro ti spacca il tempio così non possono più uscire, è stupendo. C'è la trasformazione di Vegeta in essere umano, possiamo dire così, in essere umano, che è un punto inarrivabile. Vegeta che riconosce la superiorità di Goku e lo fa a cuore leggero, si vede che l'ha proprio accettato, non è qualcosa che costa fatica come poteva costargli ai tempi dello scontro con Freezer. Bella anche la cosa di Potara, quando Vegeta esatto, anche lì è costretto lì, no? Sì, a fondersi con e c'è della comicità, perché l'altro dice figurati poi faccio la fusion quando sai si staccano, che non riescono più con Potara. Sì, anche perché poi lì c'era la cosa che sarebbero dovuti rimanere per sempre uniti. C'è l'idea che purtroppo poi è stata abortita abbastanza velocemente di rendere Gohan il protagonista, che poteva essere veramente uno spunto molto interessante, perché Gohan è un eroe diverso da Goku, essendo costretto a combattere non avendo la passione per questo, no? Purtroppo lì è andato un po' a scemare quella soluzione lì. I combattimenti finali prima di Kid Buu si ripetono in maniera abbastanza anche un po' mediocre, quando arriva al punto dove Super Buu comincia ad assimilare Goten, se è Piccolo, è Gohan Supremo. Però ci sta la dinamica poi del Kid Buu malvagità pura, ci sta tantissimo il fatto che il personaggio più squallido di tutta la serie, cioè Mr. Satan, che io da bambino odiavo perché si era preso il merito di aver convinto te, che di colpo diventa veramente l'eroe di tutti, perché se non fosse stato per il suo intervento l'universo sarebbe stato spazzato via, quanto è lui che convince i terrestri e gli esseri umani a dare la loro energia per la sfera Genkidama definitiva. Sì, che alla fine è davvero l'eroe. Esatto, e poi la cosa bellissima che tu vedi nelle vignette finali, chi partecipa a dare l'energia per la sfera Genkidama, e trovi alcuni personaggi iconici, no? C'è Ottone, c'è C-17, lo dico anche perché solamente abbastanza fresca in quanto l'ho riletto da capo recentemente Dragon Ball. Quindi secondo me quello è l'apice, pur riconoscendo Freezer come il villain perfetto. Sì, su questo non c'è una... Sì, poi per me, come vi ho detto prima, avendo guardato anche probabilmente anche la parte dei Saiyan, è vero, perché ce l'avevo dall'inizio fino a Freezer, però probabilmente avendola vista proprio a raffica mi sono anche forse affezionato così tanto anche da quella parte lì. Questo ve la dico come ultima perla, dato che vi ho tirato fuori Super Saiyan prima, proprio la rabbia pura, nel Super praticamente si scontrano vari universi, non so qui a parte troppo, sì. E c'è il pianeta Vegeta e ci sono dei Saiyan che combattono e gli chiedono: ma come fai a trasformarti in Super Saiyan? E la sua risposta è: senti un prurito dietro la schiena e fai sfogare quel prurito e diventi Super Saiyan. E fanno così e diventano Super Saiyan in un istante. Sì, la banalizzazione che non va bene, secondo me. Un prurito dietro la schiena. Cioè il voler riportare l'auge della prima serie di Dragon Ball senza riuscirci, cosa che invece Toriyama aveva fatto benissimo nello Z, anche quando Goten e Trunks così diventano Super Saiyan. Cioè anche in quelle cose lì velocizzate tu dici vabbè, però ci trovo che ci sta bene, c'è ancora un senso. Dopo secondo me sono andati troppo a snaturarla l'opera. Hanno voluto renderla troppo una serie family friendly e ha perso tantissimo da questo punto di vista. Per me Dragon Ball rimarrà sempre la serie iniziale, lo Z, e finisce lì, anche se ci ha lavorato Toriyama, poi ci ha lavorato con i suoi ritmi, quindi scazzato evidentemente perché era così. E nulla toglie che Dragon Ball è un'opera che chiunque dovrebbe approcciarsi, anche chi non è troppo un fan di manga e anime. È un qualcosa che ha influito talmente tanto sulla cultura popolare che dovrebbe essere approfondita da chiunque. Sì. Poi ragazzi, ammettetelo, quando eravamo bambini tutti abbiamo provato a trasformarci in Super Saiyan, a usare una Kamehameha, quante volte? Io e te abbiamo condiviso anche gli allenamenti per diventare Super Saiyan quando eravamo bambini. Sì. Cioè ragazzi, veramente, ha creato veramente un mondo e una generazione, si può dire. Sì. Una generazione, non solo, più generazioni, non una generazione. Forse l'unico che si avvicina a Dragon Ball, magari lo supera anche, è un altro must che è Pokémon. L'unica cosa che può arrivare a Dragon Ball è Pokémon. Sì, per quanto mi riguarda sono stati i miei due, diciamo,
come si dice, i miei primi due iniziatori al mondo, alla mia passione, una delle mie più grandi passioni sono state appunto Dragon Ball e Pokémon. Sì, altro non sì. Però Dragon Ball lo metterei sotto perché è nato come evoluzione di un media diverso, cioè come un videogioco comunque, sì, iconico, quello che volete, però secondo me... Sì, ovviamente Dragon Ball è nato invece come manga. Soltanto One Piece, per alcune cose, può avvicinarsi ed essere accostato a Dragon Ball. Infatti non è un mistero che in Giappone è diventata la serie più venduta di sempre, superando proprio Dragon Ball. Sì, e no, anche Luffy, se un po', cioè se lo guardi un po', ti richiama lo stile di... Sì, no, io adesso parlavo appunto del insomma... I due master che ci hanno accompagnato di più, forse, sono proprio quei due lì, ecco. Non c'è niente che si avvicina, pensi tutto il passato, tutte le anime, tutta la cosa anche che perché, sono uscite. Adesso vabbè, non stiamo qui a parlare oggi, non stiamo qui a parlare di quello, però anche Pokémon trovavi veramente anche lì, cioè aveva aperto un mondo anche lì, merch, vestiti, veramente ci ha accompagnato tanto anche quelli. Sì, anche se non ho mai fatto sviluppare questa passione come a voi, per dirti, sì. Però sì, sicuramente è qualcosa di... È bello comunque, sono contento comunque di... vabbè, purtroppo abbiamo voluto fare questo video, purtroppo per una circostanza spiacevole, che è la venire a mancare del maestro, del sensei Akira Toriyama. Ma sono contento di averlo fatto e di, proprio come vi ho detto prima, vedere che mentre stiamo facendo questo video viene fuori veramente quanto è importante Dragon Ball per le persone, perché per quello che stiamo facendo noi adesso, per quello che sta venendo fuori, i ricordi, pensare che veramente in tutto il mondo è così, per tutte le altre persone del mondo, tantissime altre persone del mondo, è qualcosa di veramente meraviglioso. È tutto grazie ad Akira Toriyama, e quindi non posso fare altro che ringraziare e portare nel cuore un'opera così, così bella, meravigliosa, come Dragon Ball. E poi si sa che gli artisti in realtà non muoiono mai, che assolutamente la loro opera rimane per sempre, e alla fine Toriyama è come se non se ne fosse mai andato. La sua opera rimarrà per sempre, assolutamente. Quindi ragazzi, io sono contento di aver fatto questo video, e speriamo che sia piaciuto anche a voi, e sarebbe bello per chi segue la pagina, magari se ci facesse sapere magari anche come si è approcciato a Dragon Ball, sarebbe carino, insomma, vedere anche altre persone, no? Le vostre saghe preferite, i vostri video preferiti, personaggi, le vostre saghe, se avete avuto delle cose che noi abbiamo detto che magari vi ricordano magari anche una cosa che facevate voi da bambini, o che avete un personaggio in comune magari tra i nostri preferiti, queste cose qua. Sarebbe bello, insomma, unirvi a questa commemorazione. Unirvi a questa cosa, appunto. E niente, io direi di chiudere qui. Sì, anche se, come ho detto già durante il video, potremmo davvero andare avanti veramente tantissimo. Però è giusto comunque chiudere, se no. Esatto. Ricordo di, come sempre, seguire il canale, mettere l'iscrizione, la campanella, così ricevete sempre le notifiche per ogni nostro video, mettere mi piace, commentare se volete, seguirci sui nostri account Instagram, Facebook, quello relativamente, iscrivermi a Telegram, così siete sempre aggiornati, senza paura che YouTube decida di praticamente mozzarci la testa dalla sera alla mattina, non si sa mai. Sì, non succede ogni tanto. Seguire anche gli account, metteremo tutti i link sotto, di Instagram, di Manuto, di Cree, mio, di Zumbo, che non è presente con la sua pelata qui oggi, però è sempre attivo. Zumbo, segui Dragon Ball, così poi dai anche il tuo parere. Sarebbe anche ora che almeno queste cose qui, almeno Dragon Ball. Ma se lo guardavo con mio zio. Appunto, almeno. Anzi, scrivici tu nei commenti come la tua sensazione, insomma, se facciamo questo crossover strano. E niente, direi di concludere qua, ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata, che non andiamo a spoilerare niente, no, quindi seguiteci, continuate a seguire, e alla prossima. E che il vintage sia con voi. Con voi e con Zumbo. E con Zumbino.
Che Zubino non c'è, poverino. Non rubiamo le battute.